tutti gli Avatar in corsonissimo tutorial. Dopo averne fatto uno oggi, sempre parlando riguardante il nostro PC, e ho spiegato come, non so se avete già visto, creare questa specie di Mac, ragazzi, come avere questa cosa su un PC Windows Mac e come creare questi due programmi, quasi quelli qua, questi due riquadri. Oggi invece vi spiegherò come mettere i trucchi a un gioco che è molto popolare dentro YouTube e in tutto il web. Il gioco di cui parliamo è Minecraft, ragazzi. L'ho appena scaricato, avevo deciso di fare un gameplay, ragazzi, però visto che la mia memoria ormai i giga, diciamo, ci stanno ancora parecchi giga, però vorrei conservare la memoria per altri giochi un po' più interessanti, che Minecraft l'ho fatto già una volta. Infatti mancano solo 170 giga, ragazzi. Sono tanti, però meglio non fare così. Minecraft l'ho usato, so oggi vi farò vedere i trucchi. Per me basta che siete felici voi e poi già è tanto. Allora, prima di tutto apriamo il nostro Minecraft per mettere i trucchi. Dobbiamo andare, prima di tutto andiamo su internet, ragazzi. Vi metterò il link in descrizione di questo qui, ragazzi, aspettate. Lo riapriamo di nuovo, così vi farò vedere perché non vi apparirà detta questa schermata. Allora, dobbiamo ringraziare soprattutto questo ragazzo che, aspettate, ora vi dico il nome, che mi colpa. Allora, incolla e vai. Ecco qua, questo ragazzo si chiama Lorix Game Blog. Lorix Game, ragazzi. Questo ragazzo ha creato tutto il resto. Allora, all'inizio non vi apparirà questa schermata, ma vi apparirà una scritta che dirà che non ci sono, che la pagina è vuota. Voi dovete andare qui. Andate così, guardate. Vi apparirà, dovrebbe così, ecco qua, vi apparirà questo. Nessun post, home page e basta. Voi andate qui, link utili e download. E vi apparirà questa specie di foto dove ci stanno, vedete, se notate bene, gli oggetti di Minecraft, che saranno tipo dei trucchi. È molto facile il procedimento. Prima di tutto dovete fare il tasto destro, salva immagine col nome, se volete. Oppure andate a ogni bot su questo canale, però io faccio salva immagine con nome perché per me è più facile. Dopodiché aprite Minecraft. Andate su opzioni, ragazzi. Andate su impostazioni video, mi pare. Ah no, dovete farlo all'inizio del gioco. Quindi riapriamo direttamente Minecraft, ragazzi. A me così, scusate, devo fare i segni, però non ci vuole 2 secondi. È lo stesso. Vi apparirà come sempre, dipende da Minecraft quale uscirà. Allora, tasto destro, dai, dai, dai. Esci, amico mio, dai, esci. Quanto l'odio quando va così lento, ragazzi. Ho detto esegui, esegui. Forse già la teniamo aperta, comunque. No, ecco qua, stava aperto. Ok, dopodiché appena vi uscirà, appena se avete la prima volta questa riga di Minecraft, uscirà questo username, metterete un vostro username a caso. Farete enter the game, download loading, e poi usciranno come sempre i vostri salvataggi, oppure se la prima volta, come ho detto, ve lo scaricate, dovete creare un nuovo mondo. Infatti, i trucchi si possono inserire solo se avrete un nuovo mondo, perché dovete mettere una specie di opzione, a meno che non avete già messo l'opzione. Allora, fate il giocatore singolo, questi sono già due mondi. Fate crea nuovo mondo. Chiamate il vostro nuovo mondo come volete voi, io metto un nome a caso, ragazzi. No! Che ho fatto? Dannazione. Vabbè, ragazzi, aspetta, metto un attimo il video in pausa perché ho sbagliato, perché ho fatto conversione mondo. Lo rimetterò quando l'ho rimesso Minecraft. A dopo. Ok, ragazzi, sono tornato. Fate crea nuovo mondo. Mettete il nome al vostro nuovo mondo, ragazzi. Per me non fa interesse, io metto prova, ragazzi, che è un video. Metto sempre prova nei video così. Poi uscite dalla vostra modalità, ovviamente, STEM. Se volete creativa, potete fare quello che volete, avete risorse illimitate, volo libero, potete volare, potete distruggere i blocchi istantaneamente. Io metterò sopra ambienza solo per farvi vedere. Poi andate altre opzioni del mondo e dovete attivare, fate qui, il resto è tutto vedere, però questo qua dovete abilita trucchi, mettete on, dovete abilitare i trucchi. Poi qui in generale, tipi mondo, cassa bonus, fate come volete voi. Però quello che dovete fare è abilitare i trucchi. Poi fate fatto. Avete messo il vostro mondo, avete scelto la modalità e fate crea un nuovo mondo.
Poi si carica il mondo, sta costruendo il terreno del vostro mondo dove apparirete. Potrete apparire dove, in vari posti che manco potete sapere, dentro al fiume, in un cespuglio, su un albero, dentro una caverna. Dipende da lui dove vi mette. Ok, ecco qua ragazzi, vediamo dove ci ha messo. Vabbè, ci ha messo in un posto normale, ragazzi. Questo è l'acqua, però visto che non siamo sopra, per ora non è acqua. Infatti è un semplice. Ecco qua ragazzi, Minecraft l'abbiamo messo. Dopodiché, per attivare i trucchi, dovete fare un semplice passaggio, ragazzi. Un passaggio molto semplice. Allora, dovete premere il tasto T, la chat, e uscirà, come vedete, questo qua, è questa barra. Poi dovete fare maiusc più 7, che sarebbe la slash. Poi scrivete give, spazio, mettete il vostro nome di Minecraft. Io metto mio, Luki, GHD. No, ho sbagliato. Games di Island. Non mi ero accorto. Poi fate sempre spazio, mettete il codice, ragazzi. Stavolta dobbiamo andare nella questa qua, dove l'avete scaricato la foto, e dovete mettere il numero che avete scelto. Allora, noi dobbiamo scegliere, scegliamo sempre la spada d'oro, ragazzi, 292, come potete vedere. Chiudiamo questa, 290. Poi scriviamo 292 e mettiamo un numero da 1 a 64, che sarebbero quanti oggetti vogliamo di quel tipo. Per esempio, guardate, qui sta scritto 294, 292. Ho sbagliato, allora io dopo scrivo, dopo giusto. Scrivete 292 e a fianco scrivete un numero da 1 a 64 e vi darà quel totale di oggetti. 292 e metterete sempre 64 nel massimo. Io per esempio metto 35. Fate invio e appariranno, come potete vedere, 35 di quei cosi. Ecco qua. Molto semplice, ragazzi. E con questo potete fare, vi appariranno tutti quegli oggetti. Niente di più semplice, ragazzi. Facilissimo. Ok, ragazzi, questi erano i trucchi, ragazzi. Era niente di che, niente di così difficile. Era un procedimento molto semplice. Il procedimento è scaricare Minecraft. A proposito, questo trucco funziona per Minecraft 1.5, una versione 1.5.2. Così dovrebbe essere, pare questa, sì. E poi non so se funziona per altre versioni, però per me ha funzionato per questa qui. E non so se funziona anche per quella. Dovrebbe funzionare. Però quella sicura è questa qua. Dove scaricate il gioco, scaricate quella. Cioè, dovete copiare questa cosa se volete farla copiare. Oppure vi copiate il link e andate quando volete voi. Comunque questa è la pagina, dovete scegliere, quindi dovete fare tasto T, poi slash. Allora, prima di tutto dovete mettere tasto T, dovete aprire la chat. Poi mettere maiusco più 7, che sarebbe la slash. Poi dovete scrivere give, poi spazio, no, il vostro nome di Minecraft. Poi dovete mettere spazio di nuovo, il numero scelto. Qui, cioè l'oggetto che avete scelto, se avete scelto la dinamite, se avete scelto eccetera, la dinamite è questa qui, che sarebbe il tasto 46. Premete il tasto 46, poi metterete un numero da 1 a 64, che sarebbero gli oggetti che quanti ne volete, e usciranno questi qua. Premete invio e uscirà il trucco con gli oggetti messi. È un trucco semplicissimo, ragazzi, non so che sono questi, però dovrebbe essere altri cose. È un trucco semplice, spero che vi sia stato utile, ragazzi. Come potete vedere è un trucco molto semplice, ho perso tempo solo qua perché visto che ho fatto oggi ho dovuto bloccare un attimo internet per fare un aggiornamento, il computer andava un po' lento, però il prossimo video sarà più veloce. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, forse visto che oggi così ho avuto un sacco di tempo, quindi infatti ne ho fatto due video, e forse visto che sono ancora 5, oggi vi metterò un altro video che mi pare che potrebbe essere molto utile per voi. Quindi per questo tutorial è tutto. Commentate, iscrivetevi e iscrivetevi al mio canale, ragazzi. Quindi vi saluto, un saluto da Lucri. Questo è tutto, ciao a tutti, raga.